Ciao a tutti e bentornati su Dronelander. Oggi vi voglio proporre questo video che vi aiuterà a risolvere molti problemi causati dalle vibrazioni del drone. Sì, però come facciamo a capire se le vibrazioni sono in un range accettabile o meno? Dobbiamo analizzare il log tramite Mission Planner e per analizzare il log delle vibrazioni dobbiamo comunque abilitarlo. E ora vi mostrerò come si fa. Per verificare le vibrazioni, innanzitutto dobbiamo collegare il Chersonal a Mission Planner. Io adesso lo sto collegando tramite la telemetria. E per abilitare il parametro, a seconda della versione di Mission Planner, ci sono due menu diversi. Ora vi mostro quello relativo alla mia versione, che è la più recente. Allora, una volta collegato il Cherson, andiamo su Config Tuning, andiamo su Advanced Parameters, vale, vediamo un attimino, no, su Standard Parameters. Allora, nelle versioni vecchie l'abilitazione del log delle vibrazioni lo trovate qui in alto, mentre nelle versioni più recenti dovete andare in basso, dovete scrollare la pagina verso il basso fino a che non trovate Log Bitmask. Abilitate l'opzione IMU. Io adesso lo devo per fare questo video lo sto testando all'interno, per cui dovrò disabilitare anche l'arming check in modo da poterlo armare internamente e vedere le vibrazioni che provoca il mio drone. Ok, una volta selezionata l'opzione IMU, andate su Bright Parameters. A questo punto, io adesso lo provo qui internamente. Voi a questo punto prendete il drone, andate in un campo aperto, andate e lo fate volare per un paio di minuti in stable mode. Una volta passati i 2 minuti, riatterrate in manuale per evitare incidenti, tornate a casa e lo ricollegate al Mission Planner. Tornati dal campo di volo, ricollegate il Cherson a Mission Planner. Se avete la telemetria vi consiglio di collegarlo con cavo USB perché è più veloce e non va in timeout. Per cui ricolleghiamo il Cherson e vediamo che risultati ci dà il log delle vibrazioni. Aspettiamo che scarica la parameter list, dopodiché andiamo su Data Flash Logs. Facciamo il download del data flash dall'APM, selezioniamo l'ultimo, anche se in questo caso la data è relativa, 1970 mi sembra un po' datata, però questo è l'ultimo. Scarichiamo questo log, aspettiamo che il sistema lo carichi, dopodiché lo converte in formato .bin e a quel punto siamo pronti ad analizzare il log delle vibrazioni. Vi ricordo che le vibrazioni possono essere causate da diversi fattori e io in questo caso avrò dei risultati un po' falsati perché comunque ho provato ad avviare il Cherson alla massima potenza dentro casa e senza eliche, per cui diciamo, non prendete in considerazione il log che sto per mostrarvi. Però vi darò alcune dritte per capire come analizzare questo log. Allora, a questo punto, una volta scaricato, andiamo su Review Log, Quadcopter, cartello numero 1, e vediamo il log ultimo scaricato, per cui è questo. Lo andiamo ad aprire e vediamo che sul lato destro, dove c'è l'albero delle varie opzioni, abbiamo l'opzione IMU, cosa che se non abilitate questa opzione dalla parameter list non avrete. Andiamo a selezionare ACCX, Y e Z e questo è il resoconto delle vibrazioni sui 3 assi. In questo caso il risultato è molto accettabile e spero di averlo anche con le eliche montate. Perché per avere un risultato accettabile voi dovreste avere in un range tra meno 3 e più 3
l'asse X e l'asse Y, cioè questo rosso e questo verde. Mentre per quanto riguarda l'asse Z, questo in basso, questo blu, dovete averlo in un range tra i meno 5 e i meno 15. A questo punto, se tutto è nei parametri, state tranquilli. Se invece non è nei parametri, cominciate ad indagare tra le varie cause di vibrazioni del drone. Vi ricordo che le vibrazioni possono essere causate da diversi fattori, per cui dovrete andarne a analizzare uno per uno. Il primo da analizzare sono le eliche, che devono essere bilanciate. Un'elica bilanciata è come una ruota di un'auto equilibrata. Rimuoverà moltissime vibrazioni sia dalla flight controller e sia dai video che farete con le vostre action camera. Un'altra verifica che dovrete fare, e questa vi consiglio di farla ogni qualvolta andrete a volare, è verificare se tutte le viti, soprattutto quelle dei motori, sono serrate. Dopodiché potete adottare degli accorgimenti come ho fatto io, tra cui l'installazione della vibration damper che ho acquistato su Banggood. Costa pochissimo, per cui non è una spesa drammatica e anche questo vi aiuterà a rimuovere e ad assorbire moltissime vibrazioni che causano confusione nella flight controller. Spero di esservi stato utile, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un like, lasciare un commento se avete delle richieste particolari e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Piero!